mia parlare davanti al pubblico è lucidare tante volte al pubblico, quindi magari deve essere un po', sono sempre un po' sempre in difficoltà. Poi è bella questa sala perché c'è un leggero profumo di legno, quindi funziona anche la parte olfattiva. Mi fa sempre piacere tornare in questa sala dove ho presentato 5-6 anni fa una linea di piatti, bicchieri, posate, di setup della tavola. Di come 6-7 anni fa, anche 8 anni fa, prevedevo di vestire una tavola. Qui ho portato una foto che vedete ed è un po' il sogno quasi reale di come vorrei vedere io la tavola. Per me la tavola è una cosa sacra, è tutto. La tavola vuol dire fare amicizia, vuol dire nutrirsi, quindi nutrendosi bene si può vivere anche bene. Vuol dire fare in maniera un po' volgare anche affari, vuol dire essere italiani, vuol dire essere molto italiani, stare a tavola. E quindi nella mia testa di cuoco osservatore ho pensato bene di disegnarla in maniera tale che l'ospite, quando viene a casa mia, quello che chiamano tutti il cliente che viene nel mio ristorante, io dico l'ospite che viene a casa mia, possa essere a proprio agio. Quindi il miglior modo è vestire una tavola in maniera tale che sia accessibile e accettabile. Il fatto che qui ci sono credo 12 o 14 pezzi che ho disegnato, che sono questa posata, che con l'evoluzione degli anni è passata non sul tovagliolo ma dopo il tovagliolo. Poi c'è questo bicchiere che è tagliato, e poi c'è il posizionamento del tovagliolo. È una tavola che prende calore e prende forma man mano che le persone danno forma alla tavola. E questo non è un minimal chic o un minimal essenziale per far vedere che siamo minimalisti, ma siamo minimal perché è un puzzle la tavola che si veste. E in quanto a puzzle va composto con le persone e le cose giuste. Allora questa è quasi un po' spoglia e si addobba, si allestisce man mano che ci si comincia a sedere, che comincia a prendere forma, man mano che la gente, utilizzando i bicchieri che io ho disegnato, possa bere sentendo, dando valore al vino che beve, sentendo i profumi e guardandosi negli occhi, prende forma mangiando le buone cose. Le buone cose sono servite o vengono valorizzate in base ai piatti o in base ai piatti o nei piatti in cui serviamo il cibo, perché anch'essi sono stati disegnati da me per valorizzare il contenuto. Cioè il mio contenitore, il piatto disegnato è il contenitore che valorizza il contenuto, quindi dà un maggior valore al cibo. E anch'io fra 5 giorni aspetto una bambina. Beh, ma non credo che ci sia niente stasera. Quindi, spero. Complimenti al signore. Complimenti al signore. Passate al suo ristorante dopo che lui vi offre una cena. Non c'è problema. Tanto non posso mangiare crudo. Vuoi solo la mia che in casa non mangia. Ho fatto bene a farlo giurare prima. Avete giurato un falso. No, allora grandi tutte ospite. Tutte ospite. Quali qua sono 12, ho visto. Allora, hai disegnato i piatti, hai disegnato le posate, hai disegnato tutto quello che è disegnabile, che è molto affascinante questo, perché tu hai una specie di visione del tuo mondo che non è una gittata di un metro, cioè una gittata molto più ampia, no? Nel senso che pensi alla cucina, pensi ai cibi, pensi alla loro consistenza, alla loro bontà, al loro colore, cioè è complessissimo il tuo lavoro, è uno dei più complessi. Però quello che non mi quadra è che tu disegni un piatto che poi riesce con la sua forma ad accontentare tutte le domande che ci vanno dentro, cioè ci stanno tutte bene. Invece a me, quando ti seguo il tuo discorso, mi piacerebbe che ogni piatto avesse, ogni portata, scusa, avesse il suo piatto particolare. Anche a me piacerebbe questo. Poi c'è una cosa che si chiama realtà e l'altra che sono i voli, i pindari, ci sono
la poesia, che bella, fa bene anche quella. Allora, se vieni a casa mia, magari un giorno ti inviterò con la tua signora, vedrai che se vogliamo fare i figli, usiamo, tiro fuori quattro piatti giapponesi che ho comprato a Tokyo, gli altri che ho comprato in Bahrain, gli altri che ho comprato in Cina, e facciamo una cosa bella. La differenza è trasformare quello che è un bene per tutti, trasformarlo veramente per tutti. Allora devi arrivare a dei compromessi. Non è bella la parola compromesso, vedo che non è bella, no? E io invece sono di quelli che un po' il compromesso cede, senza sporcarmi l'anima. Questo è quello che mi sembra mio padre. Il compromesso vuol dire che io devo pensare a un qualcosa che sia fruibile dalle persone, che faccia felice le persone e faccia felice me stesso, cosa fondamentale. E quindi poi mi devo un po' adeguare, perché sulle varie forme io concettualmente ho bisogno di piatti piccoli, perché le porzioni che servo sono corrette, ma non sono servite su grossi piatti che si raffreddano, perché le temperature dei piatti grossi cambiano dalla sala, dalla cucina alla sala, e cambiando la temperatura cambia il gusto del piatto che io ho fatto. Allora sono concettualmente più su quei piccoli contenitori che mi permettono di conservare il cibo che cucino. Allora in questa maniera è perché è trasformato. Poi l'ho detto l'ultima cosa che fa un po' ridere. Io circa 30 anni fa ero in Germania con Marchesi, e lui quella sera ha fatto il famoso piatto di risotto con l'oro. Naturalmente tutti i tedeschi erano sul lucchero, mangiavano l'oro, dicevano cose così. E naturalmente chi lavora se meno di me non mangia, si mangia dopo, insomma. Allora io, lui e qualche altra persona, che non dico, siamo andati a mangiare fuori, siamo andati a mangiare un posto tedesco. E lui si è fatto portare una porzione, ti giuro, così, dove c'erano tutti i maiali immaginabili possibili, se li mangiati tutti, se ne 2,5 kg di maiale, altro che risotto d'oro. Tu sei come lui, che hai parlato di lui? Io ho parlato da lui a cucinare, poi il modo di nutrirmi è un altro. Se mangio una roba del genere devo fare una dieta anticipata e dopo, post, e quindi lo faccio volentieri. No, io spero di non aver annoiato. No, grazie. Grazie.